Spesso fanno notizia il male, l'odio, la divisione, ma c'è un oceano di bene che cresce e fa sperare nel dialogo e nella conoscenza reciproca. Francesco commenta oggi così, riferisce la sala stampa, l'annuncio dagli Emirati Arabi Uniti, dove era stato a febbraio per firmare col grande imam di Al-Azhar Al-Tayeb il famoso documento sulla fratellanza umana. Ora c'è un comitato cristiano e musulmano costituito proprio perché i tanti solenni propositi messi allora nero su bianco non rimangano solo sulla carta. Promuovere la cultura della tolleranza, smettere di usare il nome di Dio per incitare all'odio, all'estremismo e alla violenza, rispettare la libertà di credo e il pluralismo religioso con uguali diritti e doveri di cittadinanza per tutti. Perciò tra gli intenti dichiarati del Comitato non manca il sollecitare le autorità politiche a tradurre tutto questo nelle legislazioni dei vari paesi. Per Francesco è possibile costruire un mondo di fraternità e di pace, dice, insieme ai credenti di altre fedi e tutti gli uomini di buona volontà. Membro del comitato è anche Monsignor Ayuso Ghissot, che presiede il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, perché solo armi come preghiera, dialogo e solidarietà, ha spiegato, sconfiggono il fondamentalismo e tutti gli arsenali di tutte le religioni ne hanno.